Sotto il pallone partecipante a 10 km. Quello che è forte. Anna, dimmi se si sente bene, dimmi se si sente bene il pallone. Si sente? Ciao, si va di là. Volevo ricordare che davanti c'è la bicicletta assistita di Andrea. Una cosa ricordo ancora, che va rispettato il codice stradale. Poi, essendo gara non competitiva, però in un certo momento, in un certo senso, diamo un po' la priorità ai primi davanti alla corsa, ai primi sulla corsa. Gli altri magari per esigenze stradali verranno anche un momentino rallentati, quindi non ve la prendete perché è così l'organizzazione. Quindi i primi saranno un po' anche favoriti in quello che sarà il percorso, i secondi magari verranno un po' più gestiti, quindi vale sempre però il codice stradale. Allora, Ambrogio, fammi segno quando è pronto la partenza. Attenzione che l'uscita del campo sportivo, c'è una strettoia, quindi state attenti a non sbatterci. Allora, sta per partire la 33esima edizione Stradunà. Attenzione, meno 10, meno 9, meno 8, meno 7, meno 6, meno 5, meno 4, meno 3, poi non mi ricordo il numero, meno 2, meno 1, partenza! È partita la 33esima edizione della Stradunà. Dov'è la riga? Mi raccomando sempre alle mamme, che sono le più attente, ai papà anche, ai bambini, di rispettare il codice stradale, di rispettare il codice stradale.